One You, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui con uno spacchettamento icon incredibile. Questo perché ho farmato, o meglio non ho farmato io, un ragazzo che ci segue, Dani, grazie mille, ti ringrazierò per sempre. È stato 7 ore nel mio account per pulirmi l'account e io gli ho chiesto semplicemente: Dani, riesci a farmi un icon, due icon con quello che ho? Usa anche i crediti. Ha fatto: oh, vabbè, tranquillo, te li riciclo io. Ragazzi, 7 ore e ha tirato fuori 5 icon. Dal nulla, ha usato solo 22.000 crediti. Quindi, se volete sapere il metodo di questo ragazzo che ci segue, che ci dà una mano ogni tanto a fare questi contenuti, scrivetelo nei commenti, che o ve lo porto se vuol venire in un video, oppure me lo faccio spiegare e ve lo riporto. Ha farmato qualsiasi cosa nel mio account, qualsiasi cosa possibile e immaginabile, per tirarmi fuori 5 icon. Abbiamo questi 5 pacchetti: icona misto, un'icona base, centurio, tuono, jolly invernale o toti. Innanzitutto, lasciate un bel like e un'iscrizione adesso per questo mega pack opening e per il lavoro di Dani su questo account. Grazie ancora Dani, ti amo. Dovete lasciare un like per forza, iscrivervi per forza e attivare la campanella per non perdere nessun video. Ora, recap della situazione. Le icon che io nel mio club sono, ovviamente, questo bel fenomeno: 212 partite e 241 gol. Questo bel Henry tuono, quindi già qui, diciamo, potrei dire basta. Questo Zico, sempre, che mi ha dato, non ho fatto l'SBC. Questo Ferdinand, che mi ha dato. Questo Iker Casillas, che tra l'altro è molto forte, all'inizio non mi è piaciuto, ma poi non mi ha deluso. Cafu, di cui invece ho fatto l'icon, quindi non me l'ha dato, il pendolino. Ribery mi ha dato nell'ultima icon dell'altro giorno, fu anche nel pick. E Blanc, di tanto tanto tempo fa, anche lui mi ha dato, ma non è finita qui, perché non ho solo queste. Abbiamo Raul anche, abbiamo Sawa, vabbè, quelli in prestito le tengo perché ogni tanto metti chi viene in pricio di provare qualcuno. E poi abbiamo Douglas, quindi diciamo tutte le altre che ne ho trovato Vidic, avevo trovato mi sa anche Yashin, insomma tutti qua, Butragueño, tutti fatti volare nell'SBC. Quindi io in queste 5 icon non voglio niente, non chiedo niente al gioco, non mi interessa niente, io voglio solamente avere Ronaldinho. Anche se mi dà Ronaldinho baby dell'anno scorso, non mi interessa. Voi di te mi ha avuto Ronaldo Toti. Ma stai zitto, brutta merda, non devi parlare, ti devono cadere le palle. Avete ragione, ma io scambierei tutta la mia vita questo Ronaldo Toti con Ronaldinho. Tra l'altro vi dico, questo Ronaldo Toti è impressionante, è fortissimo, ma a correre è un chiavico. Lo recuperano anche i giocatori oro. Comunque, iniziamo, speriamo di trovare Ronaldinho. Voglio solo Digno, vi scongiuro, datemi Ronaldinho in questo cacchio di pack opening. E niente, che Dio ce la mandi buona. Apriamo il primo. Ogni volta che troverò un icon di merda in questi pacchettini sarò costretto a farmi poi l'AVL con questi icon che trovo qui per forza. Quindi se fanno schifo le devo mettere per forza. Se sono forti si decide, ma se fa schifo la devo mettere per forza. Come decido se fa schifo? Raga, oramai il gioco è finito, sappiamo se fa schifo. Apriamo, prima scongiuro, mamma mia ragazzi, ma che menù è? Italia, il Malda onesta. è bello, sì, il Malda è bello. Sostituiamo quel company marcio puzzolente che a me mi ha scocciato, mi sta dando fastidio. Bello questo Malda, si gode, grazie Dani. È tutto tuo, te li dedico tutti a te. Però vogliamo Ronaldinho, ma siamo contenti, è bellissimo. Questo Malda è tanta tanta roba. Quanto costa ancora? Un milioncino, dai. Milioncino e qualcosa. Prendi e porta a casa. Ma perché i menu vanno così male di questo? Ma come fanno ad andare così male i menu di sto gioco? Raga, io vi giuro, non farei durare mai tanto questo video. Ma vanno troppo lenti i menu. Vabbè. Ok. Prossimo pacchettino, apriamo questo, l'ultimo. Vai! Chi è? Si è aperto? Che si sta aprendo ora? Non voglio vedere. Guardo, icona base. Vabbè, siamo a due icone base. Ah! Wayne Rooney, è famoso. Cioè, per me fa schifo. O meglio, quest'anno non era scarso, però a me non fa impazzire lui.
però lo metteremo e non è male, dai, almeno divertente, una vera leggenda Rooney del Manchester United dell'Inghilterra. Tra l'altro i spot con Rooney erano di una bellezza fotonica. Costo 200k, vabbè, il price range è già basso, però dai, non è male questo Wayne Rooney. Che playstyle plus hai, bro? Vabbè, ovviamente pallonetto, tiro a giro e power shot, pure il passaggio, batteria. Muy carino, muy feliz, muy contento. Allora, anche un cacao, Riccardino, però voglio digno, voglio solo digno. Vi giuro che voglio solo digno. L'ultimo lo vorrei fare a nascondino, ma i menu vanno davvero male. Probabilmente ci metterei un anno. Però, dai, l'ultimo lo faccio a nascondino. Terza. Chi sei? Questa la guardo così. Dai. A te. Ah, Ozola il pinturicchio. Pinturicchio, immagino. Tira a giro. Pinturicchio. Già trovato quest'anno, 90. Vabbè, mamma mia, 2 italiani su 5. E tra l'altro mi sono capitati i migliori, cioè i più carini, perché comunque c'è di peggio. Cioè Maldini ce lo godiamo Maldini. Del Piero. Del Piero il pinturicchio, vabbè, lo amo, se non fosse che ho top giocatori lo userei anche. Però dato che è proprio per questo ragionamento che ho fatto, lo dovrò mettere. Questo con il nasino. Con il nasino. Andiamo. E l'ultimo nascondino. Un Brasile mi esce, Francia, sono contento, ci dici, ma che ne è? Petit? Chi sei? Ah! Ma questo costa! Ma che le Centurion costa? Ma anche un Zidane in realtà, mi dispiacerebbe, un Cruyff. Ma che le Centurion è proprio un CDC di quelli che volevo mettere ultimamente, uno di quelli, la mia evoluzione di Kanté. Non so quanto è più forte del mio Kanté, onestamente. Beh, prezzo massimo 500.000, avevo risceso, in realtà questo qua costava i tempi. Una bella bella cartona. Vediamo. Vabbè, mi dispiace che non abbia l'anticipate, però l'intercepta, la scivolata, il blocco. In realtà un bel rompipalle. Un bel rompipalle, lo proveremo di certo. Belle stazze difensive. Vabbè, dai, non male, almeno sono carini. Ultimo. Facciamo il nascondino. Andiamo. Non guardo, Senti che qua devo capire quando carica, Io sto guardando un angolino solo per vedere se è parita animazione. Schippo. Spero di poterlo mandare al club e che non sia un doppione tipo Ronaldo il fenomeno. Vediamo un po'. Chi è? Sono curioso. Mi dispiace veramente dei menu che vanno così tanto lenti. Nazionalità, andiamo. Colà, non c'è niente. Non c'è niente colà. Se non ricordo male, no. Con la B, no, tranne quelli della top 9. Camerun. Eto'o? Non mi dispiacerebbe un Eto'o. Non mi dispiacerebbe. Ok, non c'è. Anche perché il mio club è vuoto. Quindi adesso quello che mi esce, oltre ai giocatori della mia squadra, l'SBC, esce. Ok, chi altro c'è? Costa d'Avorio? No, perché le vetture. Che cazzo dico? No, infatti, non c'è nessuno. Questa. No, bugia, Drogba c'era. Croazia. Ma no, non so, mi ricordo se c'è l'over o il minimo. Ok. Ma non me lo sento Brasile questo. Non me lo sento proprio Brasile. Vabbè, vado direttamente su quelle ciotte, mi sa, tra un po'. Queste qua. Ma Ugana. Magari un bel Sientoti. No, Irlanda del Nord. Figurati. Ma io vado direttamente in top 9. Argentina. Andiamo in top 9, non mi interessa. Pensavo fosse Pupi. Spagna, questo è spagnolo. Spagnolo, volete vedere che è spagnolo? No, Raul già ce l'ho, sarebbe stato doppione, quindi no. Portugauji, Belusebio. Tanto secondo me la telecamera è storta. Madonna, che ansia. Era in prestito. Italia di nuovo. No, basta. Ok. Tedesco. Oh no. Inghilterra di nuovo. Schiller. No. Sarà top 9. Mi manca Olanda, Francia e Brasile. Olanda, secondo me è olandese. Quindi andiamo in Francia. No, ce l'ho. Cioè, nel senso, cosa? No, niente. Olanda. Mai un Gullit, sarà in Brasile, ragazzi. Credo di.
Dove cazzo è? Ok, devo mettere Aiko. Icona. Icone. Ma chi è? Cosa sta andando? No, purtroppo non è Cruyff. Non è. Ma di dove cazzo è? Non è. Ragazzi, ma sarà una merda base fotonica. Uomo baffuto, sempre piaciuto. Vabbè, dai, me 4 me ne ha date almeno belle carine, belle che si conoscevano. L'uomo baffuto, lo dedico a Miki. Mamma mia, che schifo fotonico, schifo accademico, proprio schifo col bacio accademico questo. Playstyle c'ha merda, sciacquone, sbocco e candeggina. Vabbè, questo video finisce qui. Dovremo utilizzare in una futura Weekend League, se volete vederlo, Rush, Makelele, Runei, Del Piero e il Malda. Che però il Malda ce lo facciamo andare bene, il Malda, assolutamente, assolutamente. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commentino qui sotto con chi avete trovato voi ultimamente nelle icon, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Wagno, ciao ciao.